Cioè, inizi la giornata così proprio ti deprimi. Già svegliarsi presto ti fa venire nervoso. Sapete che si fa? Si fa una cosa proprio che va bene. È giusto farla. Poi la soluzione è chi può aiutarci. Tre in palla. Ragazzi, oggi si abbandona Firenze e si va a fare colazione a Milano. Arrivati al luogo di partenza, Santa Maria Novella. Perciò a questo punto non ci resta altro che comprare il biglietto, eventualmente quello più veloce e economico. Qui appunto entra in gioco la potenza di tre in palla, il quale ovviamente non prevede nessun costo addizionale o di prenotazione. Nel mentre compro il biglietto vi spiego un po' tutte le sue potenzialità. Innanzitutto bisogna scegliere la stazione di partenza, Santa Maria Novella, e quella di arrivo Milano Centrale. Poi eventualmente si può cercare fra i treni, gli autobus o anche i voli. In questo caso mi accontento dei treni. Perciò troviamo i biglietti più economici e tra l'altro in questo momento sull'applicazione si può risparmiare ancora di più perché c'è l'offerta attiva del 5%. E in più con il codice ZIMI5 avete un 5% addizionale. Quindi un totale del 10%. Però non è solo tramite le offerte che si riesce a risparmiare su Trainpal. Comunque adesso sono le 6 e mezzo, c'è cioè questo treno alle 6.55, è molto invitante. Arriva alle 8.50, quindi perfetto per la colazione a Milano. Tac, si sceglie lui. Infatti un altro modo per risparmiare con Trainpal è lo split ticketing, che poi aiuta i viaggiatori a risparmiare fino all'85%. E come funziona? Trainpal molto semplicemente divide il viaggio in segmenti molto più piccoli. E così facendo per ogni tratto cerca l'opzione più economica. Una figata allucinante, insomma. E andiamo a acquistare il biglietto. Zac, easy, si parte. Poi c'è un'altra figata di Trainpal. Sì, comunque sono in bagno perché mi vergogno a parlare quando sono in treno. E comunque Trainpal ha anche una parte green in tutto questo. Infatti ogni volta che si acquista un biglietto su Trainpal si ottiene una PAL Green Energy. Ecco, voi questa robettina potete utilizzarla per piantare e far crescere un albero dentro l'applicazione. Quest'albero, una volta che è cresciuto nell'applicazione, verrà piantato veramente nella vita reale da Trainpal. Ovviamente avrà anche una certificazione. Olle! Ed eccoci arrivati a Milano Centrale. E qui, ragazzuoli, si trova il Mandarin Oriental, una catena di hotel 5 stelle. Non so se di lusso, verifichiamo adesso. Fatto sta che qui dentro si può fare una bella colazione a buffet a prezzo fisso, 58 euro. Anche gli esterni, prenotando sul sito, super easy. Andiamo a provarla. E speriamo che non ci deluda. Sicuramente sarà migliore di quella che avrei fatto a casa, però. Let's go! Eccoci qua, ragazzi, come al solito si parte dalla location e qui classica location, alla fine hotel 5 stelle di lusso, confermato. Non c'è quel lusso sfarzoso ma più minimale, elegante, moderno. Si arriva alla sala del buffet, al tavolo e si trova subito classiche marmellatine con miele, zucchero, zucchero di canna normale. E poi se si vuole anche il menù alla carta, nel quale appunto si può trovare bagel, bruschetta, avocado toast, omelette, crepe, pancakes. Però questo non è quello che interessa a noi, infatti noi siamo venuti qui per la colazione a buffet. Ci sono tre diverse opzioni: colazione a buffet a 48 euro, colazione completa American breakfast 58 euro, oppure la colazione orientale a 58 sempre. Io ovviamente penso di optare per la colazione completa e andiamo subito a vedere un po' cosa ci offre il buffet. Iniziamo al tavolino per il gluten free, classiche cosettine imbustate, tutte fatte benino. Giusto così per menzionarle. Qua si trovano un botto di creme, pistacchio, mandorle, albicocche, nocciole, poi qua altri barattolini di miele, frutta fresca a non finire. Ci sono anche falafel delle opzioni vegane. Cioè, ti puoi costruire un panino falafel volendo. E poi vabbè, affettati. Poi nell'opzione calda si trovano uova al pomodoro. Piatto che so trovare in Turchia, tra l'altro. Dumplings cinesi. Però adesso voglio spostare qui perché ho paura che finiscano. La vinoiserie, la pasticceria di Marco Pinna, pasticcere anche del Seta, ristorante stellato Michelin qui dell'hotel. Ragazzi, sono delle opere d'arte. Si inizia con una easy torta paradiso, un plum cake al limone, delle sorte di escargot con l'uvetta. Poi, ragazzi, inizia con il pain au chocolat, belli brillanti. Ovviamente croissant, anche farciti, crema, cioccolato. Anche solamente questo tavolo è il buffet, basta. Tutto il mio stomaco è dedicato a questo. Cioè, pensate che posso scofanarmi tutti quei pain au chocolat? Mettetemi in galera, fate prima. Continua a arrivare roba. No. Sono arrivati i bomboloncini alla crema. Crema alla vaniglia. Tanto lo prendo io, non lo voglio rovinare. Ma è leggerissimo. Peserà 20 grammi. Oh. Sono arrivati i pan swiss. Io l'altro non lo tocco, l'altra parte del buffet. Che me ne frega? Questo è il mio mondo. Cioè, non ho fatto neanche in tempo a completare il piattino. Perciò, ragazzi, si inizia. Io penso. Io sarà la prima volta che mi piegherò di fronte a un buffet. Io non credo veramente di provare tutte le altre cose che ci sono, ovvero banco ai prosciutti, tutta la parte del pane, che c'è il pane integrale, panini normali, anche la focaccia con pomodorini, torta salata, ovviamente il latte, yogurt con muesli, cereali. Cioè, quelle cose ormai va bene, le conosciamo. Ma questi.
questo è un mondo, questo è un altro pianeta. Questi sfogliati sono incredibili. Si vede che c'è la mano di un pasticcere, di chi lavora in ristoranti stellati. Mi sono preso questo piattino con, per iniziare, i classiconi, croissant, pan au chocolat e pan suisse. Andiamo a provarli. La cosa che mi ha lasciato sconcertato è il peso, ragazzi. E 3, e 2, e 1. Effettivamente dentro l'impasto ha lasciato molto spazio all'aria. Basta parlare adesso, passiamo ai fatti. Buon appetito a tutti. La leggerezza dell'impasto non è molto scioglievole, anche perché appunto sì, con questa glassatura all'esterno si appiccica un po'. Non senti la pesantezza del burro dell'impasto, però comunque tutti questi hanno la loro presenza. Aroma, il sapore, non scherzano questi. Posso dire però, sono più un fan di uovo e panna più che di glucosio, perché si appiccia tutte le labbra anche all'impasto. Passare col pan au chocolat, anche lui super glassato, con questa forma che tende quasi ad essere una sfera. Allora, non batte il pan au chocolat di Maxime Frédéric a Parigi. Ragazzi, ci si avvicina. Il cioccolato dentro si sente. C'è solamente la barretta che è ridotta a crema bella sciolta. Probabilmente riuscirò a assaggiare molti di questi prodotti proprio per la qualità dell'impasto e della materia prima. E adesso gran finale di questo primo round col pan suisse. E qui questa sfoglia messa in lato inverso mi riporta proprio a Parigi. Io non pensavo che in questo posto ci fossero dei prodotti del genere, se no ci sarei venuto prima di andare anche a Parigi. Hai capito il mandarin orientale a Milano? Porca vacca. Ragazzi, è da tanto non mangiavo un prodotto del genere. E questo per me è un orgasmo culinario. Senti la croccantezza dell'impasto, la scioglievolezza conferita dal burro che è all'interno. Dopodiché senti la crema e poi la potenza del cioccolato in chiusura. Questa non è bontà, è entusiasmo. Se non lo provate, non riuscite a capire cosa si prova a mangiare questo pan suisse. E lo sapete qual è la cosa bella in tutto questo? È che siamo solo all'inizio. Andiamo col secondo round. L'emozione che si prova a fare questo corridoio e arrivare in questa sala con questo tavolo davanti è indescrivibile, indescrivibile. Secondo round. Si va a botte di 3. Danese con le mele, mandorle, dopodiché questa girella con uvetta, cannella, che io non mi spiego come faccia ad essere così leggera, però vabbè. E poi ovviamente un bel bomboloncino con la crema alla vaniglia. Iniziamo in leggerezza, danesina. Alla base c'è anche un po' di crema alla vaniglia, super croccante, leggera questa, agile. La comodità con la quale questi sfogliati entrano nel mio stomaco è allarmante comunque. E ora passiamo al bomboloncino. È piccolino, ma il suo peso specifico ce l'ha. Ditemi precisamente come fa un posto così a non chiamarsi paradiso. Cos'è? Dove mi trovo? Che luogo è questo? Ho abbassato la mano e ho tirato su questo. Un sapore particolare, perché mi è arrivato l'amarognolo come se fosse bruciato, però non c'è nessuna parte bruciata. Strano, perché non ci sento la cannella qui dentro. Forse sono assuefatto da tutti questi gusti, però anche lui, cioè, se la gioca. È solamente un po' timido. Meglio adesso. Sto iniziando a sudare. Burro e zucchero mi sa che sta iniziando a circolare nel sangue, oppure a otturare i vari sanguigni. Mi piacerebbe che qualcuno di voi in questo momento fosse qui con me per dire: voglio che tu assaggi questo, perché io ho l'imbarazzo della scelta, non so cosa scegliere. Loro li passerei, perché comunque croissant, crema, l'abbiamo assaggiati separati, quindi più o meno la stessa cosa. E così, per continuare, ho optato per un bel croissant al cioccolato, perché mi incuriosiva tantissimo questa sfoglia aromatizzata al cacao, che mi sembra che abbia una laminazione non più di qualità, perché è tutto uguale anche il croissant l'altro, però con gli strati più definiti. E poi mi sono concesso una fettina di questo plum cake al limone, che mi darà una botta pazzesca allo stomaco, bello spugnoso, però mi sembra anche cremoso, volevo capirlo meglio.
non è crema pasticcia al cioccolato, è crema di nocciole. All'esterno sfoglia bella croccante, però all'interno rimane un po' umida dalla crema. Non so quanto sia stata una buona idea prenderlo adesso questo prodotto, però era lì, che fai, non lo provi. Non ha senso per quanto sia ripieno. C'è un rossetto di cioccolato. Io di fronte a questi posti mi faccio prendere allo sconforto. Avere di fronte la possibilità di mangiare tutte queste cose, dico, porca vacca, peccato essere un essere umano. Non vi dico che è giusto farsi del male perché non è un bel messaggio, però porca vacca, se ne vale la pena secondo me. Un cuscino al limone sopra un cake, leggerissimo. Comunque, ora io sto a posto per tutto il giorno e mi sono fatto una gran bella colazione. Plum cake, tanta roba. Voi ora mi direte, e che vuol dire sto piattino? Non lo so, non lo so che vuol dire. Volevo prendere altre cose, però niente mi sembrava all'altezza. Cioè, c'erano sì quelle uova col pomodoro, però alla fine sono uova al pomodoro con la salsa di peperoni. In questi posti bisogna essere parsimoniosi, non si può occupare volume inutilmente. Poi frutta fresca ci voleva. Sinceramente, per quanto riguarda tutto il resto del buffet, non mi ispira niente in maniera particolare, cioè sono le classiche robe, insomma. Ho visto nei pentoloni ci sono diversi cibetti, tra cui anche i noodles, scramble eggs, poi sempre la solita roba. Perciò ragazzi, facciamo un rush finale al nostro tavolo, quello bello, e poi andiamo via, scappiamo da qui. Però ora che ci penso, abbiamo provato praticamente tutto degli sfogliati e qui io sto in pace con me stesso. È divertentissimo vedere il lento downgrade che hanno i piatti in questi buffet. Oh, avevo da assaggiare la cheesecake, mi incuriosiva, a questa crema, il formaggio con la vaniglia e sopra una confettura di, penso, frutti di bosco. Poi mi sono preso anche questo biscottino al cioccolato che mi attirava, questo cookie al cioccolato e poi dell'ananas a rinfrescare proprio. Poi un'altra roba che mi piace di questi buffet è che ti puoi porzionare te le torte, quindi se vuoi puoi fare assaggini, puoi prendere tipo un quarto se sei un mostro, e in questo caso ho fatto una fettina un po' piccolina, umile, in modo da finirla tranquillamente. Pensavo fosse molto più pesante, molto più asciutta, zeppa dentro, invece molto cremosa, leggera. Cioè, prendi Marco Pino e mettilo in casa che ti fa la colazione tutti i giorni. Mi sveglio tutti i giorni col sorriso prima della sveglia. Cioè, non vedo di andare a letto il giorno prima per svegliarmi. Tanta robetta. Cookie al cioccolato. Sa di cioccolata calda. Poi il cuore è leggermente soffice. E perciò, ragazzi, questo è la mia colazione del Mandarino Oriental qui a Milano. Io spero che questa buffata con tutti i prodotti che volevo provare io sia riuscito a magari selezionarvi alcuni. I top per me, Pan Swiss è pazzesco, bombolone alla crema. Ci sarebbe anche la veneziana da provare, non la provo perché tanto brioche, crema pasticcera, il gusto è quello. Inizio ad essere un po' più nuccio, però come ci tengo sempre a sottolineare, non è un pieno di pesantezza ma di volume, perché questo cibo non ti appesantisce data la sua qualità. E poi ragazzi, se venite, mi raccomando, divertitevi, godetevela come esperienza e spero di avervi fatto scoprire questa possibilità a Milano. E si conclude qui con la letterina. No, in realtà non è la letterina, adesso vi spiego. De, fra, che è successo? Che è successo? Vi spiego, De. Alla fine, fra tutto quel cibo, mi sono trattenuto e mi sono fatto il buffet normale, buffet completo, non quello continentale, dove c'erano anche altri piatti americani, anche perché me ne sono scordato, però non ce l'avrei fatta, non mi sarei più goduto il cibo. E quindi alla fine quello che ho pagato è 0 euro, perché mi ho detto, no fra, sei troppo bello, ti offriamo tutto. No, non è vero. Pochi giorni fa è il mio compleanno e il buon Alessio, visto che mi conosce, sapeva che avevo prenotato qui al Mandarin la colazione per venire a fare il video e mi ha regalato un voucher da 60 euro. Quindi 60 meno 48, ci mancano 12 euro da spendere qui dentro. Tornerò a riscuoterli. Perciò ringraziamo di nuovo il Buonale, ma soprattutto, oltre al Buonale, voglio ringraziare Trainpal che ha sponsorizzato questo video e mi ha permesso di venire qui a Milano a farmi questa bella colazione. Quindi grazie mille Trainpal di aver spostato il mio corpo e avermi portato in paradiso. Bello, bello, bello. Soprattutto perché è a Milano. Milano è una città meta turistica di tanti italiani e tanti stranieri. È super facile da prenotare poi online, vai, all dining, trovi breakfast, chiami se no, e easy. Easy peasy. Perciò ragazzi, questo qui è il video della colazione a buffet al Mandarin Oriental a Milano. Spero che vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.